Ciao a tutti, sono Roberto di Savannah Explorers e in questo video vi presento il Pumba Safari, un safari di 4 notti in Tanzania alla scoperta dei parchi Serengeti e Ngorongoro. Durante il safari sarete accompagnati da una guida professionale parlante italiano e viaggerete a bordo di una Jeep 4x4 attrezzata per il safari, vale a dire con tetto apribile, pop-up, radio e tutto quello che serve per viaggiare in sicurezza. A bordo avrete a disposizione l'acqua minerale e in arrivo vi omaggeremo di una borraccia per limitare l'utilizzo della plastica. La guida safari vi aspetta all'uscita dell'aeroporto per il transfer fino a Karatu. Sarà bene arrivare entro il primo pomeriggio. La guida vi accompagnerà per tutto il safari e vi riaccompagnerà all'aeroporto per il ritorno a casa o per il volo per la prossima destinazione. Vediamo adesso l'itinerario nel dettaglio. L'arrivo per questo safari è all'aeroporto del Kilimangiaro oppure di Arusha. Subito cercheremo di proseguire fino a Karatu, ma questo sarà possibile solo se l'arrivo sarà entro il primo pomeriggio. Se arriverete la sera, dovremo pernottare ad Arusha e fare un transfer più lungo il giorno successivo. Quindi, dopo un transfer di circa 3 ore, raggiungeremo il villaggio di Karatu. Lungo la strada potremo fermarci a visitare i mercatini locali, se ne avete voglia ed energie. Il pernottamento sarà presso il lodge a Karatu. La mattina successiva, il giorno 2, con un transfer di circa 3 ore attraverso gli altopiani del Gorongoro, proseguiamo fino al Serengeti, dove inizia il vero e proprio fotosafari. Il pranzo oggi sarà picnic e passeremo tutto il pomeriggio in fotosafari. Il pernottamento sarà presso il campo tendato all'interno del parco. Il giorno successivo, il giorno 3, abbiamo un'intera giornata dedicata al fotosafari nel parco del Serengeti. Il pranzo potrà essere picnic oppure al campo tendato. Il pernottamento è ancora presso il campo tendato. Il giorno 4 lasceremo il Serengeti con un fotosafari in uscita ed andremo al cratere del Gorongoro per il fotosafari con pranzo picnic. Nel pomeriggio proseguiamo per Karatu per il pernottamento all'oggi. Il giorno 5, dopo colazione, visiteremo l'Irak Boma, la tribù della zona di Karatu. Dopodiché proseguiremo per l'aeroporto di Arusha oppure del Kilimangiaro per il volo verso Zanzibar o la località mare oppure per il rientro a casa. Possiamo personalizzare questo programma. Contattateci, vi aspettiamo in Tanzania. Ciao!